Ecco, dopo questa parentesi giallo-comica, giallo-rosa in compagnia di Pippo Franco e Laura Troschel, torniamo ai nostri giochi. Ci torniamo con il terzo gioco, il gioco che deciderà i nomi delle due coppie finaliste che poi si scontreranno nella nostra prova del giallo e anche la terza, la quarta, la quinta e la sesta classificata. Comunque adesso conosciamo dalla voce di Laura il meccanismo e le regole di questo terzo gioco che noi abbiamo deciso di battezzare come il domandone. Ecco, ora si apre il nostro sipario e compariranno le sei coppie finaliste in una mega posizione da 12. Nella casella di sinistra vediamo il punteggio fino ad ora raggiunto, quindi per la coppia Baroni-Piatti 56 punti, Berti-Lucchesi 64 punti, Bernardi-Pasciuto 107 punti, Barbieri-Biserni 134 punti, Lucente-D'Amato 137 punti, Testa-Masini 141 punti. Al termine della gara, nella casella di sinistra comparirà il punteggio finale. Claudio Cecchetto porrà per ogni coppia tre domande. Se risponderanno esattamente a tutte e tre le domande, il punteggio verrà diviso per tre. Se risponderanno a due domande, verrà diviso per due. Se risponderanno ad una sola domanda, il punteggio rimarrà quello che è già. Se per caso non dovessero rispondere a nessuna domanda, verranno penalizzati con 30 punti. Al termine del gioco saranno primi coloro che avranno il punteggio più basso, cioè coloro che durante la gara avranno totalizzato il minor numero di penalità. Ok, allora io porrò la prima domanda, una per ciascuna coppia, poi ritornerò indietro, porrò la seconda domanda e la terza domanda. Oh, in questo gioco può succedere di tutto. Vogliamo fare un esempio, anche per rendere magari un attimino più chiaro il meccanismo. Ecco, per esempio, la coppia Masini-Testa, che in questo momento occupa l'ultimissima posizione, parliamo di ultima posizione nella classifica parziale con 141 punti negativi, quindi di penalità, se saprà rispondere esattamente a tutte e tre le domande, concluderà la prova con solo 47 punti di penalità. E sempre per esempio, se la coppia Baroni-Piatti, che invece conduce questa classifica parziale, rispondesse esattamente solo alla prima domanda o ad una domanda, manterrebbe il suo punteggio a 56 punti di penalità e verrebbe scavalcata, solo in questo esempio chiaramente, dalla coppia per il momento ultima classificata. Allora, nessun segno di scaramanzia, Arturo, ti va benissimo tutto, sei troppo concentrato, vuoi arrivare al termine della prova con una vittoria, beh, è chiaro. Ma comunque questa era semplicemente un'ipotesi, perché le nostre, conoscendo le coppie, sono preparatissime, per cui è una partita tutta da giocare. Cominciamo con il primo turno di domande, 10 secondi per gli enigmi di attualità. Ah, c'è una cosa, e vedete, in questa borsa del ghiaccio da Gran Galà, praticamente, questa borsettina da sera, sono contenute sei lettere che corrispondono alle sei domande, per cui tutto è affidato al caso, perché esistono domande facili, magari domandine un po' più difficili, è il nostro meccanismo di casualità per il gran finale di Scaccomatto. Bene, allora cominciamo, prendiamo le domande, sono enigmi di attualità, per la risposta avete a disposizione 10 secondi. Testa e Masini sono i primi a rispondere, prendiamo la lettera e dovranno rispondere all'enigma A. Allora, fate attenzione, con te sull'auto a scorazzar su e giù costa il 50% in più, di che si tratta? Via con il tempo, forza, 10 secondi. Il bollo dell'auto nel 1981, perché infatti è aumentato del 50%. Entusiasmo per questa prima risposta esatta, si accende per la coppia Testa Masini la casella numero 1. Passiamo ora alla coppia Lucente D'Amato, penultima in questa classifica parziale. Vediamo di scegliere anche per voi l'enigma, è l'enigma C. Vogliamo sapere, allora domanda C. Almeno avere vinto un campionato, questa la condizione per esservi invitato. Invitato a cosa? Al mondialito. La risposta è esatta. Non lasciate il tempo al cronometro di partire. Quindi anche per la coppia Lucente D'Amato si accende la casella del numero 1. Passiamo ora a Barbieri Biserni, i nostri fidanzatini di Milano, che sono ritornati qui per trovarci, soprattutto per partecipare alla finale, che dovranno rispondere alla domanda D, all'enigma D. Allora, attenzione, sempre 10 secondi a disposizione per la risposta. Sono 50 e sono già dolori. 50 super per super evasori. Chi sono questi signori? Forza, 10 secondi. Sono diventati piuttosto noti, questi signori. Forza, buttate una risposta. No,
i 50 super ispettori fiscali che sono entrati in funzione contro gli evasori. Come, non avete letto questa notizia? Beh, niente, vi è sfuggito, sarà l'emozione, parliamo di emozione, anche se so che voi adesso non vi emozionate più, ormai siete abituati agli appuntamenti. Quanti ne avete fatti gli appuntamenti televisivi? Tre. Siete abituati. Comunque, è una risposta che non sapevate, nulla di fatto, comunque facciamo lo stesso un applauso, va, per incoraggiarvi. Perché so che avete anche degli amici qui tra il pubblico. Benissimo, arriviamo ora alla coppia Bernardi-Pasciuto. Per loro l'enigma è... Attenzione, per ultimi arrivati sono i greci. Prima eravamo in 9, ora siamo 10. A che cosa si riferisce questa domanda? Al mercato comune europeo. Al mercato comune europeo, all'ingresso della Grecia. Quindi per la coppia Bernardi-Pasciuto si accende la casella del numero 1 e noi passiamo rapidamente alla coppia Berti-Lucchesi. Per voi l'enigma B. Allora, starà dentro al vestito o alla giacchetta, come un tempo del sarto l'etichetta. A cosa si riferisce questa domanda in versi? Forza, 10 secondi. Alla ricevuta fiscale che sarà messa dentro le pellicce, cioè per l'evasione fiscale. Guarda, io ho capito che tu la risposta la sai, però hai sbagliato perché hai parlato di ricevuta fiscale, invece questa è l'etichetta fiscale. E non è semplicemente varia il significato, l'etichetta fiscale, cioè, ossia il numero di partita IVA all'interno che dovrà essere posta dai fabbricanti e venditori a oggetti di vestiario da ora in poi. Quindi non è una ricevuta fiscale, capito che dai, ma semplicemente un'etichetta fiscale, oppure bastava semplicemente come risposta il numero di partita IVA. Per cui niente di fatto, anche il notaio, anche l'arbitro dice che la risposta non può essere considerata valida. Anche se grosso modo la sapevi e l'ho capito. E adesso arriviamo ai nostri campioni per il momento con l'enigma F. Allora, attento, è un po' lunga, io cercherò di essere chiaro, tu cerca di capirmi. Cercate di capirmi. Anche se tutta storta e molto antica, è una nobile, cara e vecchia amica che l'altro dì ci ha preoccupato. Per 22 minuti, infatti, essa ha tremato. È la Torre di Pisa. Fammi finire! Quindi, infatti, la Torre di Pisa, che pochi giorni fa ha tremato per 22 minuti, aggravando oltretutto la sua posizione. Bene, si accende anche per la coppia Baroni-Piatti la casella del numero 1. Adesso abbandoniamo queste domande, arriviamo alla seconda tornata e rimettiamo nel nostro sacchettino le fiche per ritornare al nostro meccanismo di casualità e arriviamo, come seconda tornata di domande, agli indovinelli. Per queste risposte avete a disposizione 15 secondi di tempo. Allora, cominciamo sempre da capo, quindi dal fondo classifica, da testa Masini, cioè procediamo con lo stesso ordine della prima domanda. E per voi l'indovinello A. Allora, sta in una stanza, ma non nello stanzone. Sta pur nel canto, ma non in un cantone. Ha tanti piedi, eppur può zoppicare, persino il pappagallo lo può fare. Che cosa? 15 secondi. Sta in una stanza, ma non nello stanzone. Verso? Il verso, la risposta è esatta! Quindi per la coppia Tessa Masini si accende anche la casella del numero 2, infatti stanza e canto sono forme di composizione poetica, i piedi sono parti dei versi. Adesso lasciamo la coppia Testa Masini, che per il momento ha risposto esattamente a tutte e due le domande, e arriviamo a Lucente D'Amato. Per loro l'indovinello è l'indovinello F. Ecco qui, è velocissimo, è come indovinello. La preda fulminava senza botto e chi trionfava ci passava sotto. Di cosa si tratta? La preda fulminava senza botto e chi trionfava ci passava sotto. L'arco! L'arco, la risposta è esatta! C'è stato un attimo di esitazione. Era l'arco, infatti, che fulminava senza botto e chi trionfava ci passava sotto l'arco di trionfo. Quindi anche per la coppia Lucente D'Amato si accende la casella del numero 2. Arriviamo a Barbieri Biserni e per voi l'indovinello è l'indovinello B. Forse ha l'anima nera, ma si dice che abbia temperamento da scrittrice. Che cos'è? 15 secondi. La matita? La matita!
La risposta è esatta e finalmente anche per voi si accende la casella del numero uno, visto che la prima domanda non era andata molto bene. Arriviamo adesso velocemente a Bernardi Fasciuto, per voi l'indovinello di dirvi cos'è è una parola colorata di rosse vi consola. Terribile sarà se arriva in guerra, ma assai modesta quando spazza in terra. Che cos'è? 15 secondi. Dirvi cos'è è una parola colorata di rosse vi consola. Terribile sarà se arriva in guerra. Forza, avete... La granata? La granata, la risposta è esatta. Non vi vedo, molto sicuri nelle risposte. Sono un po' difficilini, eh. Allora, anche per voi si accende la casella del numero 2 e noi passiamo a questo punto all'indovinello per la coppia Berti-Lucchesi. Per Berti-Lucchesi l'indovinello è che sia di volta, violino oppur portone, se tu la trovi avrai la soluzione. Di che cosa chiave. Si tratta? La chiave. Chiave, la risposta è esatta, in 2 secondi, velocissimi. E quindi anche per voi l'accensione della casella numero 1. E siamo arrivati all'ultimo indovinello per la coppia, non ultima coppia, ma prima coppia nella classifica parziale fino a questo momento, Baroni Piatti, e per voi quello che è rimasto, cioè la fiche rimasta, è l'indovinello C. È allegramente in testa all'eremita. Tu puoi cercarla, ma non la trovi in vita. Il cane ce l'ha in coda, se mi credi. Però, se guardi bene, 2 ne vedi. Di che si tratta? Forza, 15 secondi. È allegramente in testa all'eremita. Tu puoi cercarla, ma non la trovi in vita. Il cane ce l'ha in coda, se mi credi. Però, se guardi bene... Era la lettera E. La sapevate come risposta? Ora. Per fortuna avete un vantaggio notevole, per cui nulla di fatto rimane accesa la casella del numero 1 e noi siamo arrivati al terzo e ultimo turno. Le domande a questo punto sono calcolini e calcoloni, giusto per rifarsi al gioco conclusivo di tutti i 12 appuntamenti che abbiamo vissuto insieme con Scacco Matto. Sapete il nostro calcolone? Ecco, un calcolone a testa. Per risolvere questo conto che vi darò, vi voglio aiutare, sono solo moltiplicazioni. Per cui se non vi ricordate più per, sono solo per, solo moltiplicazione, avete 20 secondi di tempo. E noi adesso rimettiamo le nostre fish sempre nella borsetta del ghiaccio da Gran Galà, qua, e tiriamo fuori il primo calcolo per testa Masini, che deve assolutamente, come coppia, deve rispondere perché è in una situazione un po' bruttina per il momento. È il calcolo C. Allora, domanda C, calcolo C. I castelli di una certa Eulalia Torricelli, per le virtù teologali, per i samurai del film di Kurosawa, uguale 20 secondi, via con il tempo, pensateci bene, eh? I castelli di una certa Eulalia Torricelli, per 63. Le virtù... 63, la risposta è esatta. Quindi per la coppia Testa Masini si accende anche la casella del numero 3 e vogliamo vedere insieme i castelli di una certa Eulalia Torricelli, quanti sono? 3. Per le virtù teologali? 3. Fede, speranza, carità, poi per i samurai, 7, che poi sono stati ripresi come i magnifici 7 dagli americani, no? Sì. Però erano i 7 samurai. Benissimo, beh, se non altro si è verificato il mio esempio, per il momento il mio esempio iniziale per voi, ma comunque è tutto da vedere perché dovrò poi fare una domanda anche a loro, chiaramente, questo era il colone. E già tiriamo fuori la fish per la coppia Lucente D'Amato, è il calcolone D. Le porte della facciata del Duomo di Milano, per il numero delle regioni italiane confinanti con la Liguria, per le volte che il Manzoni manda Napoleone nella polvere, uguale? Forza, 20 secondi. Se non avete capito qualcosa la ripeto, Sì, per favore. Allora, le porte della facciata del Duomo di Milano, per il numero delle regioni italiane confinanti con la Liguria,
per le volte che il Manzoni manda Napoleone nella polvere. Forza, 18 secondi, buttate! Peccato! La risposta era 45, perché infatti le porte, quante sono le porte? Sono 5. Il numero delle regioni italiane confinanti con la Liguria sono 3, Piemonte, Emilia e Toscana. Avremmo sbagliato qua. Poi, le volte che il Manzoni manda Napoleone nella polvere, quante sono? Sono 3, con il famosissimo verso che io ho scritto, comunque per non dimenticarlo, 3 volte nella polvere, 3 volte sull'altar, dalla famosissima poesia 5 maggio. Quindi rimanete a questo punto a quota 2, per cui la vostra cifra verrà divisa solo per 2, mentre la cifra dei nostri amici Testa e Masini verrà divisa per 3, chiaramente perché hanno fatto l'unplay. Bene, arriviamo alla calcolone anche per Barbieri Biserni ed è il calcolone B. Il calcolone B, i cavalli di bronzo che erano a San Marco, per gli anelli della bandiera olimpica, per le regioni italiane non toccate dal mare, uguale? (Ride) 20 secondi di tempo. Forza, guardate. 80. Quante? 80. Allora, vogliamo verificare insieme. I cavalli di bronzo che erano a San Marco, quanti? 4. 4. Per gli anelli della bandiera olimpica? 5. 5. Per le regioni italiane non toccate dal mare? Sì, ho sbagliato. Sono 5. Lombardia, 5. Piemonte, Val d'Aosta, Trentino Alto Adige e Umbria. Quindi la risposta era 100. Un applauso lo stesso per voi. Però, nulla di fatto. Rimanete al termine di questo terzo gioco con i vostri punti penalità. Adesso arriviamo alla coppia Bernardi-Pasciuto, che per il momento ha risolto tutte e due l'enigma, sia l'enigma che l'indovinello. Per voi il calcolone A. I soldi dell'opera di Brecht per le nazioni confinanti con l'Italia, esclusi San Marino e Vaticano, per i famosi fratelli De Filippo, uguale? Forza, siamo già a 12 secondi. 24? No, la risposta è 36, perché infatti i soldi sono 3, le nazioni confinanti con l'Italia sono... Fratelli, non sorelle. I famosi fratelli, Edoardo, Peppino e Titina. Ma fratelli, io ho contato 2 perché Titina è una sorella. Ma generalmente... No, veramente. Generalmente per fratelli si intendono anche le sorelle. Guarda, arbitro, vice arbitro, il vice del vice del vice dell'arbitro mi dice no, guarda, per fratelli si intendevano anche le... E poi, in grosso modo, quando si parla di De Filippo si intendono, quando si parla dei fratelli si intende Titina, Peppino e Edoardo. Vabbè, nulla di fatto, comunque rimani a 2. È una bella situazione questa. E adesso noi abbandoniamo la coppia Bernardi Pasciuto per l'ultima domanda a Berti Lucchesi, cioè alla coppia Berti Lucchesi, perché poi arriveremo anche all'ultima domanda per Baroni Piatti. Per Berti Lucchesi il calcolone F. Il calcolone F, le stelle del grado titano dell'esercito, per le facce del tetraedro, per il numero che nei Luna Park è volante, uguale? Le stelle del grado di capitano dell'esercito, per le facce del tetraedro. 160? No, la risposta è 96, infatti le stelle del grado di capitano sai quante sono? Sono 3. Le facce sono 4, il numero che nei Luna Park è volante, questo lo sappiamo tutti, è 8, la risposta è 96. Un bel applauso per voi, ma non è successo niente perché... E siamo arrivati all'unico calcolone che mancava, cioè il calcolone E. E qui il momento è abbastanza drammatico, perché dovete guadagnarvi la possibilità appunto di diventare coppia finalista e dovete assolutamente rispondere a questa. Abbiamo detto allora l'enigma è quello E, il calcolone è quello E. Fate attenzione un attimo, il momento è veramente importante. Le orfanelle del famoso romanzo di Appendice, per i piccoli negretti o indiani di Agatha Christie, per i cavalieri dell'Apocalisse, uguale 80. La risposta è esatta!
La risposta è esatta. Infatti, Arturo, allora, le orfanelle quante sono? Due. I piccoli due. Negretti o indiani di Agatha Christie? Dieci. Perché nella commedia erano 10 negretti, poi nel film invece sono diventati indiani, piacevano di più agli americani come indiani. E i cavalieri invece dell'Apocalisse? 4, per cui la risposta è esatta. 80, e a questo punto concluso il terzo gioco, passo immediatamente la parola a Laura per vedere, rivedere insieme la classifica al termine del terzo gioco. La classifica al termine del terzo gioco è la seguente: per gli ultimi 4 classificati è definitiva, mentre invece per i primi 2 classificati è ancora provvisoria, perché sapremo soltanto al termine del giallo chi sarà il vincitore. Quindi, al 6° posto Barbieri Biserni con 134 penalità vincono 1 milione. Al 5° posto Lucente D'Amato con 68,5 penalità vincono 1 milione. Al 4° posto Berti Lucchesi con 64 penalità vincono 2 milioni. Al 3° posto Bernardi Pasciuto con 53,5 penalità vincono 2 milioni. Al 2° posto Masini Testa con 47 penalità. Al 1° posto Baroni Piatti con 28 penalità. Baroni Piatti e Masini Testa si scontreranno tra poco nella grande prova del giallo.